Il numero 4 Aaron Kraft, che gestisce ovviamente anche con il cronometro, perché se Trento andasse a due possessi saremmo nell'ultimo minuto con un vantaggio importante per la Dolomiti. Cambio difensivo, adesso c'è Stone su Kraft che si prende il tiro, lo sbaglia, il rimbalzo di Etonut. Bisogna fare in fretta per l'Umana Reyer, bisogna soprattutto segnare. Sbaglia Etonut, ma il canestro viene sconvalidato a Stefano Etonut, meno 1, 47 secondi e 63. 47 secondi, 63, anche più di tempo reale di sofferenza, però ce la possiamo fare. La palla nelle mani di Forrai, aggredito, la palla per Trento e il tocco da parte di Figlioli che se ne accusa, ha portato via qualche secondo, ma la pressione a tutto campo dell'Umana Reyer, prima credo che ci sia il timeout, sì, timeout per Trento che potrà rimettere il pallone in attacco. Andrea, c'è da soffrire e tanto ancora. E tanto sì, soprattutto perché appunto abbiamo un po' sprecato delle palle importanti per riavvicinarci. In difesa ancora una volta siamo stati esemplari, perché abbiamo costretto Kraft a un tiro non facile, quindi abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare. Poi è stato anche bravo Tonut a trovare subito la via del canestro, oltre all'errore, alla palla persa di Haynes nella precedente azione. Avevamo anche congelato il pallone, e in una squadra che deve recuperare con pochi secondi non è sicuramente la scelta migliore. Il pallone per l'Umana Reyer, o meglio per la Dolomiti Energia, con l'Umana Reyer che ha un punto da recuperare. Stavo riguardando quello che è successo negli ultimi minuti, un paio di palle perse, un paio di errori dalla lunetta, sarebbe stato veramente pochissimo per essere in parità. Invece è meno uno con la rimessa di Trento, con 21 secondi per l'azione di tiro, 44 e 31 ancora da giocare. In campo c'è il quintetto con cui si è andati al time out per l'Umana Reyer, ma la rimessa intanto è fondamentale per la Dolomiti Energia. Sarà affidata alle mani del capitano Toto Forrai, che guarda il piazzamento dei compagni e Tonut riesce a toccare, trascorre neanche un secondo. Ancora rimessa per Trento, è andata vicino all'inversione di 5 secondi la formazione trentina, con Forrai che questa volta rimette veloce, poi scambia con Kraft, ancora Forrai per Kraft, marcato da Tonut. Il cambio difensivo, adesso c'è Figlioli a marcare il numero 4 che accelera, Stone lo contiene, la palla per Gomez, la tripla non va, il rimbalzo offensivo di Hoag e il fallo da parte del Umana Reyer. Si lamentano i tifosi per aver visto la linea pestata, rivediamo, no, non l'ha pestata. Però fallo su Hoag, a questo punto sì, scelta sicuramente più ponderata. Avremo sicuramente l'ultima azione, poi bisogna vedere cosa succederà, perché la discrepanza tra il cronometro e il 24 è davvero minima. Tanto bisogna vedere cosa fa Dustin Hoag dalla lunetta, sbaglia il primo, ancora un errore per Dustin Hoag. Attenzione soprattutto adesso a non concedere l'imbalzo offensivo in caso di errore, in caso di canestro immagino il timeout da parte di coach Walter De Raffaele. Ma intanto vediamo cosa fa Dustin Hoag, sbaglia il rimbalzo, è di Ramos, l'Umana Reyer al possesso della vittoria. Seguiamo questa ultima azione dell'Umana Reyer con Ariel Figlioli, marcato da Dustin Hoag, 13-12, chiede l'accelerazione anche il presidente Brugnaro, poi Ramos da tre punti, la tripla di Michael Ramos, meno di 7 secondi, la palla nelle mani di Trento, con il tiro di Forrai non va, c'è un fischio arbitrale perché c'è un cambio prima. Sì, Andrea, sto perdendo la voce, ma vale la pena. Vale la pena, sì. Praticamente stiamo inseguendo da tutta la partita e troviamo il vantaggio a 6 secondi alla fine. Davvero una partita da cardiopalmo, i tifosi esaltati, comunque 7 secondi non sono pochissimi. Ora grande attenzione in difesa, sappiamo non possiamo commettere fallo perché è esaurito il bonus, ma dobbiamo rallentare Trento, cercare di metterli pressione. Palla nelle mani di Toto Forrai che si prova da tre punti, sbaglia! L'Umana Reyer è avanti nella serie scudetto, 3-2, andrà al Pala Trento a giocarsi il primo matchball, una partita tutta in salita e Ramos viene giustamente festeggiato. Andrea,
E questo è il bello del basket, una partita a inseguire e a vincere. Come dicevo, il vantaggio a pochissimi secondi alla fine, tra l'altro con un giocatore che ha sbagliato tanti tiri, ma che ha la freddezza, invece De Raffaele, che qui si è colato dai tifosi. Questa squadra magari non avrà giocato benissimo, non starà giocando benissimo questa serie, ma ha grande cuore, grande energia e grande voglia, e lo ha dimostrato mentre vediamo il bellissimo abbraccio di De Raffaele, Thomas Rees, monumentale. E ora ce la giochiamo tutta. Abbiamo due match ball per conquistare uno scudetto che statisticamente ci manca di 65 anni. Abbiamo fatto pesare ancora una volta la maggiore energia nel finale di gara, che Trento ovviamente con pochi uomini non riesce a gestire. È grande Reyer. Grazie Andrea, tu a Trento non ci sarai, ci sarò io. Mi dispiacerebbe rubarti la vittoria allo scudetto, comunque la dedica per te ci sarà comunque. Spero di non tornare qui, spero di raccontare lo scudetto, ma avremo, come hai detto giustamente tu, due possibilità, una a Trento ed eventualmente un'altra al Taliercio. Una partita di grandissima sofferenza, l'abbiamo sofferta assieme, l'abbiamo vissuta assieme. L'Umana Reyer batte la Dolomiti Energia Trentino 6-5, 6-3, 3-2 nella serie scudetto. Ci troveremo da Trento per raccontarvi gara 6 e vedremo se poi si tornerà al Taliercio. Da Alberto Minazzi e Andrea Manzo è tutto dal Taliercio, grazie ancora e alla prossima.